Queste sono le mie cuffie. Mi hanno accompagnato fino ad ora per quasi 6 anni. A livello hardware funzionano ancora da Dio, sia l'audio delle cuffie sia l'audio del microfono. Ma, come potete vedere, tutto il rivestimento, sia delle cuffie sia qua sopra, si sta sfaldando. E inoltre, altro problema che non è grande per me, visto che non usavo quasi mai il microfono delle cuffie, questo si è allentato, facendo sì che non stia mai al suo posto. Queste cuffie, 6 anni fa, mi erano costate 20 euro, se non ricordo male. E sono durate, e durano ancora adesso, da 6 anni a questa parte. Perché, come ho detto, funzionano ancora. Ma oggi, per lo stesso prezzo, in sconto però, ho preso questo nuovo paio di cuffie. Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of unboxing. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Ho voluto fare questa intro come monito per un tipo di persona che guarda questo video. Quelle stupide che ti scrivono sotto i commenti: ah, che povero, ti sei comprato le cuffie da 20 euro, meglio le cuffie da 300 euro. 300 euro spesi per un paio di cuffie per un bambino. Eccotelo il tuo monito, coglione. Tu avrai speso 300 euro per un paio di cuffie. Io ho speso 300 euro per molta altra roba. Non vedo dove sia la differenza. Io non mi faccio figo perché ho tanta roba. Tu non ti puoi permettere di scrivere sotto i video degli altri: sei un povero perché spendi 20 euro per le cuffie. Ovviamente io non sono una persona rancorosa. Mi danno solo fastidio le persone così stupide. Diciamo che c'è stupido e stupido. Così stupido a me dà fastidio. Ma chiudiamo questa parentesi e passiamo alla parte importante. Da un po' di tempo questa parte, cosa che dissi anche a suo tempo dei prodotti Trust, i prodotti Aukey mi stanno dando grandi soddisfazioni. Tra cuffie e caricatori per cellulari o caricatori da desktop, l'Aukey ne sto veramente comprando tanti di prodotti. E sarò sincero, questo packaging per le cuffie è molto più figo del loro packaging classico, che di solito è una scatola di cartone, color cartone, con scritte nere e l'immagine del prodotto. Fine. Questo packaging nero con questo logo che adesso vi mostro è molto figo. Passiamo all'apertura e tiriamolo fuori. Guarda che bella la scatola così. Semplice, nera, pulita, con questo logo. Lucido, molto carino. Apriamo la scatola e vediamo al suo interno che cosa abbiamo trovato. Ovviamente le nostre cuffie in celofanate, il cavo lungo 2,20 m e, attaccato alla fine, l'adattatore per microfono e cuffia, mentre questo è un jack universale che fa da entrambi. Ed ecco qua la nostra nuova cuffia tutta nera. Che bello il microfono così, che si può direzionare. Che figo. Certo, tanto a me non interessa il microfono in sé, visto che registro con il mio microfono, ma perlomeno ecco qui un nuovo paio di cuffie della Aukey. Ok, forse sarà perché sono nuove, stringono un po', ma devo dire che il feeling di sentirle le orecchie completamente coperte è veramente buono. Il microfono, se non ti serve, lo metti qua, fine, risolto il problema. Il cavo, come avevo detto, è lungo 2,20 m ed è ricoperto in tessuto, e come ho detto il jack ha il suo adattatore per le cuffie per il microfono. Ma come potete vedere, come anche per le mie vecchie cuffie, abbiamo anche un'uscita USB. Che cosa fa questa uscita USB? Illumina con l'RGB le nostre bellissime cuffie. Direi di spegnere un po' le luci e vedere come stanno questi colori. È tutto incredibilmente troppo buio adesso. Però guarda come si vedono bene i colori al buio. Sono proprio belli. E per chi interessa, no, queste cuffie non sono regolabili su un solo e singolo colore. Fanno l'effetto arcobaleno RGB. È meglio riaccendere le luci, che dite? E anche con la luce comunque i colori si vedono benissimo.
direi che è accettabile. Devo dire che a livello estetico sono un classico tipo molto grosso di cuffie da gaming, però apprezzo molto le forme e anche il feeling che ho sulle orecchie, perché è proprio tappo totale sulle orecchie e quello che sento è in questo momento solo la mia voce. Di tutto il resto non sento rumore adesso. Direi di passare ai due test audio per le cuffie, uno per sentire e uno per sentire il microfono. In questo momento ho messo un video su YouTube a caso. Questo è il volume massimo e devo dire che a livello audio e di bassi è fantastico. E la rotella funziona benissimo. Il tasto on off serve invece per il microfono, perfetto. Devo dire che sinceramente preferisco avere la rotella sempre qui sul filo invece che qua sulle cuffie, per il semplice fatto che così ogni volta non devo mettermi a toccarle e invece prendo il filo, tac abbasso, tac alzo. Ora invece da computer facciamo la prova audio. Quella che ora state sentendo è la mia voce dal microfono a questa distanza. Proviamo anche ad avvicinarlo un po', proviamo a girarlo verso la bocca. Questa è la mia voce. Ora, io non sto sentendo ovviamente come si sente, ma in montaggio sentirò come si sente anche io. E questo è tutto per questo unboxing. Questo paio di cuffie l'ho pagato in sconto settimana scorsa 20 euro e devo dire che sia per la qualità dell'audio sia per la qualità dei materiali sono estremamente soddisfatto. E qui apro e chiudo una parentesi un'ultima volta. Sei contento di aver speso 300 euro per un paio di cuffie che magari usi solo per FIFA, COD o Fortnite? Buon per te allora. Per questo paio di cuffie vi lascio il link in descrizione. Quindi signori, vi ringrazio tutti per avermi seguito, come al solito se mi avete seguito. Se volete dirmi qualcosa, sempre qua sotto. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti!